Isola Bella, quasi 400 abitanti, siamo al confine fra la vecchia provincia di Torino, oggi città metropolitana, e la provincia di Asti, comunità piccola ma anche paese in cui la storia ha scritto pagine importanti, ad esempio il conte Camillo Benso di Cavour, che era anche conte di Isola Bella, proprio qui fece i primi esperimenti di agricoltura moderna, dopo essere andato a impararla questa agricoltura moderna in Inghilterra. E poi 300 e più anni fa la distruzione del castello ad opera del generale Catinat, quindi la storia qui è passata e adesso ci sono i problemi del XXI secolo di cui ci ha parlato il sindaco. Sindaco, ma cosa significa fare il primo cittadino di una comunità di meno di 400 abitanti? È volontariato puro? Diciamo che io è da poco che sono sindaco, perché sono stato eletto il 22 di settembre e pensavo che fosse un impegno meno gravoso. Invece sto toccando con mano che veramente questi piccoli paesi è una realtà che tu tutti i giorni devi essere pronto a qualsiasi cosa, qualsiasi persona che viene, qualsiasi evento, dalla neve, i lavori pubblici, e adesso il discorso del 110%, quindi degli aggravi di lavoro che devi affrontare di prima persona. Quindi è un atto d'amore fare il sindaco, un atto d'amore verso la propria comunità? Ah, beh, per forza, per forza. Non ci sono altri motivi, perché non ci sono né motivi finanziari, non ci sono di trasparenza, non è una carica politica. È una carica politica, ma in queste realtà non è una carica politica. È un discorso di società, gruppo, collaborazione. Io devo ringraziare molto i miei collaboratori. Qui noi dobbiamo fare tutto. E non riescono a capire che comunque non hai neanche le forze, non puoi assumere, non puoi far niente. Questa è la realtà di un piccolo paese. La pianura, qui dove sembra che sia tutto più facile che la montagna, si sta spopolando. Primo perché noi non abbiamo dei mezzi di comunicazione con le altre città, perché non c'è una ferrovia, non c'è un pullman, una linea con i pullman, non c'è nulla. Quindi noi non abbiamo scuole. Questa è una cosa veramente per noi penosa. Non abbiamo nessun tipo di scuola, né l'asilo, né la scuola materna, né le medie, niente. Questa comunque è una comunità di persone che amano il proprio paese. Qui ci sono delle persone che sono veramente stupende, perché comunque al di là che abbiamo una Proloco che è veramente riconosciuta, e poi se non ci fosse davvero l'aiuto, noi qui abbiamo la cooperativa zootecnica e altro, ci danno veramente un aiuto anche con i mezzi, con la forza lavoro. Se c'è da fare un lavoro che c'è bisogno del trattore, arrivano col trattore. Se c'è bisogno di cioè, e non chiedono nulla. Qui non chiede niente nessuno, lo fanno proprio per amore del paese. E poi qui c'è veramente un aiuto, si aiutano tutti. Adesso durante questo periodo qua, sotto Natale, abbiamo fatto e l'abbiamo anche esposto in giro per varie riviste dei presepi per le vie della città, qui del paese, e tutti e non hanno chiesto nulla. A un certo punto sono andato io a dire: ma avete bisogno di bombolette, avete bisogno di qualcosa? No, noi siamo orgogliosi di fare questo.